Eccoci in diretta, amici, siamo a Monte Olimpino. A breve ci sarà il passaggio del Giro di Lombardia, tantissime le persone qui a bordo strada, come potete vedere, in un punto importante è la curva dell'OEC e poi ci sarà la discesa sulla città. Qui, da qui mancano esattamente 3 chilometri al traguardo. Come abbiamo potuto vedere qualche istante fa, Pogačar è in netto vantaggio e quindi lo attendiamo tra qualche istante giungere proprio qui alla curva dell'OEC. Cominciano ad arrivare, è già passata l'auto che segnala l'inizio corsa. L'attesa naturalmente è tanta. Sentiamo anche i tifosi che sono qui a bordo strada in attesa e insomma, Siamo in attesa, arrivano. insomma, Sono qui. Pogačar anche oggi sta ottenendo un grandissimo risultato. Se n'è andato in salita Certo. e naturalmente sta portando a casa anche questo ennesimo trionfo, un grande trionfo, questo della gara delle foglie morte, come si definisce, il Giro di Lombardia. Ci siamo, eccoci qui, amici. Un punto nevralgico, ancora qualche istante e sicuramente da questa curva, come diceva anche una famosa canzone, lo vedremo spuntare. Qualche istante fa era sul colle di San Fermo, 3 chilometri al traguardo. Un silenzio d'attesa, oserei definire questo, un silenzio in attesa tutti per assistere alla parte finale del Giro di Lombardia. Vi facciamo vedere proprio le tante persone che sono qui, fermi ad assistere, ad attendere l'arrivo della corsa e soprattutto l'arrivo di Pogačar, che tra poco giungerà qui all'incrocio, come potete vedere alla rotonda, tantissime le persone. Ecco qua, adesso sbucano le prime auto, naturalmente seguite dalle auto della polizia. Ecco. Eccolo! E il distacco, come vi avevamo anticipato, è sicuramente notevole. Pogačar al passaggio in città veniva dato oltre i 2 minuti di distacco, l'abbiamo visto scendere e arrivare qui alla curva. Attendiamo ancora qualche istante, restiamo in diretta per vedere il transito anche del primo gruppo di inseguitori. Ormai Pogačar ha la vittoria in tasca in questo Giro di Lombardia. Mancano 3 chilometri da questo punto ed è già in discesa. In questo momento sarà già sicuramente
in città mentre attendiamo l'arrivo anche degli altri. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici che sono con noi e che ci stanno seguendo in questa seconda parte di diretta dopo quella effettuata da Marco in città, anche qui a Monte Olimpino. Sono veramente tanti i tifosi che si sono posizionati, tanti appassionati, abbiamo visto anche giungere tanti in bicicletta per seguire la corsa. Ci spostiamo ulteriormente. Eccoci di nuovo in posizione. Qualche istante arriveranno gli inseguitori. Ci sono anche numerosi bambini che si sono appassionati al ciclismo, alle gesta di questi campioni, e quindi non hanno voluto mancare di essere anche loro presenti sulle strade della Lombardia. Tra poco arrivano, ecco, possiamo salutarci. Naturalmente diamo appuntamento sempre alle dirette di Ciao Como. Ultime immagini da Monte Olimpino per il transito del Cielo del Mondo.